Andrea Petracchi, andiamo al San Paolo, sono in 60.000. Napoli che si schiera così: Navarro, Santa Croce, Contini, Aronica, Montervino, Amodio, Blasi, Amsic, Mannini, Lavezzi e Denis, squalificato Cannavaro. Inter con Giulio Cesar, Zanetti, Cordoba, Samuele, Chivu, Viera, Cambiasso, Stankovic, Figo, Balotelli, Ibrahimovic, dirige Rosetti. Donadoni che aspetta ancora la prima vittoria della sua gestione, mentre ricordiamo di questo striscione salviamo il bimbo Emanuele, uno degli impegni che spicca nella serata di Napoli. L'Inter con Balotelli su calcio di punizione e Samuel che svetta in area di rigore, c'è Navarro che mette in calcio d'angolo. Intraprendente il Napoli, qui prova Denis la conclusione e respinge Vieira. Poi ancora Balotelli, buon primo tempo, quello di Mario Balotelli, sicuramente il più incisivo, Ibrahimovic decisamente in ombra questa sera. Su calcio di punizione ci prova anche Lavezzi, se ne seguirà un altro in fotocopia, mentre Mourinho sta un po' sulle sue. Ecco Ibrahimovic, appunto per Balotelli, si coordina il sinistro, presa sicura da parte di Navarro. Ancora il Napoli con Amodio, con Lavezzi a campo l'argentino, la palla sul sinistro non è il piede migliore, e spedisce sul fondo. Anche Donadoni dà un'occhiata ai risvolti di questo match, bravissimo Rosetti intanto nello stoppare una conclusione a centrocampo di Stankovic. Napoli sempre aggressivo, sempre in buona corsa questa sera, cerca con Amsic la conclusione al 45esimo minuto del primo tempo. Poi nella ripresa Mourinho e l'assistente Bernazzani a pensare, chissà, nuove strategie. Ma guardate l'Inter, la fotocopia della sua partita. Attaccano solamente in tre: Figo, Balotelli, Ibrahimovic. In questo modo tutta la squadra dietro, attenta a non scoprirsi. Poi ha un guizzo, Patrick Vieira, la palla sul sinistro, va lento il francese, ma trova oltre lo specchio della porta anche la presa di Navarro. Poi Zalajeta per Denis al 17esimo minuto. Donadoni indovina il cambio. Intanto si scopre l'Inter sulla destra, approfitta Mannini dell'incursione, ma c'è Giulio Cesar tra i pali. Poi Ibrahimovic su calcio di punizione, l'Inter è pericolosa solo così al San Paolo, si distende il portiere argentino sulla sua destra e manda in calcio d'angolo. Poi andiamo al 24esimo, Mancini per Figo, sostituzione programmata. 3 minuti più tardi, attacca il Napoli, Amsic, ancora per Montervino, poi c'è lo spazio per Zalajeta, esterno dell'uruguagio, Zalajeta al gol al 27esimo minuto. Esulta l'intero stadio San Paolo, esulta il presidente De Laurentiis, ecco l'uruguagio come un anno fa a colpire Giulio Cesar, e il gol che arriva dopo 504 minuti, il quinto stagionale per Zalajeta. Poi ribalta come al solito Mourinho l'Inter, dentro Cruz per Vieira, poi Blasi che va a provare la reazione di Balotelli, sale il nervosismo in campo, Maxwell per Chivu e successivamente Datolo per Lavezzi, poi Bogliassino per Amodio, cambi da una parte e dall'altra ed è ammonito Balotelli da Rosetti perché era andato a sollecitare, così lo vediamo, il cambio del Napoli, c'è Blasi che lo spinge, poi arriva anche il capitano della formazione partenopea, viene calmato dall'amico Santa Croce. Balotelli intanto, cartellino giallo, ma il Napoli chiude così ancora l'attacco con Blasi, si mette la palla sul destro, il tiro e la doppia parata di Giulio Cesar. San Paolo ancora una volta indigesto per l'Inter, terza sconfitta in campionato, sicura forse di portare a termine un tranquillo 0-0. Zalajeta regala a Donadoni la prima vittoria della sua gestione, scuote Mourinho e risveglia Ancelotti. Insomma, 5 giornate, le ultime, non più banali. Sentiamo Zalajeta.